Buonasera a tutti, benvenuti alla edizione odierna del nostro spazio informativo. Oggi ci occuperemo di mascherine in ambienti di lavoro. Prima do solo una brevissima sintesi della conferenza stampa tenuta oggi dagli assessori Gauccino e Icardi col presidente Cirio in merito alle novità importanti varate dalla regione in merito al tampone rapido antigenico. Rapidissimamente ha fornito molti dati il presidente, e questa pratica consente di accorciare molto i tempi di verifica, soprattutto della negatività, perché è legalmente riconosciuta la negatività del tampone rapido, il risultato in 15 minuti. Acquistato dalla regione quest'estate in numero di 2.400.000 esemplari, di cui 1 milione già disponibile, di cui già in consegna, di cui 160.000 già distribuiti, di essi 59.000 in provincia di Cuneo. Si tratterà di un uso per il pubblico e quindi gratuito, ma è concessa anche la possibilità ai privati, a un costo tra i 30 e i 40 euro, rivolgendosi in farmacia al proprio medico, di effettuare questo test, importantissimo soprattutto per il fatto che consente di validare il termine della quarantena al 10° giorno, perché appunto il risultato è in 15 minuti. Passiamo al tema delle mascherine con Chiara Fedele, Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confindustria Cuneo. È un tema che riguarda molto anche le aziende. Quali sono le norme che concernono l'uso della mascherina sul posto di lavoro? Sì, grazie Claudio e un caro saluto agli ascoltatori. Nella puntata di oggi di questo nuovo spazio per le informazioni di Confindustria Cuneo forniremo delle istruzioni operative su come indossare correttamente una mascherina chirurgica. In quanto abbiamo visto, Claudio, che anche se parliamo di mascherine chirurgiche già da marzo scorso, permangono delle forti criticità su come andrebbe indossata correttamente una mascherina chirurgica. Ma facendo un po' il punto della situazione, secondo quanto stabilito dal DPCM del 13 di ottobre, che riprende le disposizioni stringenti del protocollo di sicurezza anticontagio del 24 aprile del 2020, vige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica nei luoghi di lavoro nel caso in cui la distanza interpersonale tra i dipendenti o comunque tra i lavoratori in generale sia inferiore al metro, o ancora quando i dipendenti, i lavoratori si spostano negli spazi comuni. Infatti, per spazi comuni, Claudio, si intendono i corridoi, i servizi igienici, le aule, ristoro, ancora gli spogliatoi, le mense o i varchi d'ingresso e uscita aziendali. Ma nello specifico, come si indossa correttamente una mascherina chirurgica? Sul mercato troviamo vari tipi di mascherine chirurgiche che si differenziano a seconda o del design o di base anche per colore. In linea generale, la regola che si deve tenere bene in mente per indossare correttamente una mascherina chirurgica è la seguente: se in casa si hanno delle mascherine che presentano un lato di colore blu e l'altro di colore bianco, è bene che il lato di colore blu sia rivolto sempre verso l'esterno e il lato di colore bianco debba essere rivolto verso il mio volto. Inoltre, il lato superiore della mascherina si riconosce dalla presenza di una barretta metallica, la quale ha lo scopo di tenere fissa la mascherina sul viso e deve essere ben modellata sul naso. Al lato della mascherina troviamo degli elastici e gli elastici devono essere fissi dietro le orecchie. Quando, Claudio, io mi trovo in una situazione come questa, per mettere correttamente la mascherina chirurgica devo svolgere il tessuto esterno della mascherina e tirare nel verso opposto, quindi prendo la mascherina dai lati esterni, tiro sulla parte alta, parte bassa e poi spingo per modellare la barretta metallica sul naso. Di conseguenza, prima di posizionare la mascherina sul volto, devo ricordare ovviamente di pulire e igienizzare correttamente le mani.
Ma domanda della domanda, perché devo seguire questa operazione e non posso fare l'opposto? Perché se indossassi la mascherina con il lato bianco all'esterno e il lato blu all'interno, in primis andrei a ridurre l'efficacia filtrante del dispositivo medico e poi devo ricordare che la parte interna, quella bianca, è assorbente, ossia assorbe la saliva che può essere rilasciata dalla persona quando la indossa. La parte esterna invece, quella blu, è una parte idrorepellente, vale a dire impermeabile a quelli che possono essere gli schizzi o comunque quelle particelle di fluidi biologici che arrivano dall'ambiente esterno. Sul mercato possiamo trovare anche delle mascherine che sono completamente bianche, come questa, sia da un lato che anche dall'altro, e che appunto per modello non presentano la barretta metallica. Di conseguenza, per mascherine come queste, anche se guardando attentamente la superficie dei due lati è ben differente, quindi solo guardando la superficie io riesco a capire quale lato deve essere rivolto all'esterno e quale all'interno, è chiaro che il gioco forza per questo tipo di mascherina viene fatto dalle istruzioni che sono fornite dal fabbricante e che io trovo appunto o nella confezione d'acquisto o ancora sulla confezione d'acquisto. È un discorso ancora da affrontare, forse il tempo di utilizzo. Esatto, per dare una risposta alla tua domanda direi dipende. Infatti il tempo di utilizzo della mascherina chirurgica in azienda dipende indubbiamente dal tipo di mansione dell'utilizzatore, se la persona è in produzione o ancora negli uffici. Ma la regola da tenere in mente è la seguente: se la superficie della mascherina adiacente alla bocca, al viso, è umida o ancora è bagnata, ecco che è arrivato il momento di sostituire la mascherina con una nuova, perché la superficie umida o bagnata del dispositivo medico inficia sull'efficacia filtrante della mascherina stessa. Inoltre poi Claudio, alcune delle nostre aziende ci chiedono questo: come dobbiamo smaltire le mascherine chirurgiche? Allora, secondo una circolare della regione Piemonte, le mascherine chirurgiche sono considerate come un rifiuto indifferenziato, pertanto è assimilato ai rifiuti rifiuti urbani. Per concludere vorrei invitarvi ai prossimi appuntamenti di questo nuovo spazio per l'informazione di Confindustria Cuneo, in cui andremo a fare un focus su quelli che sono su come avviene il tracciamento dei contatti stretti da parte del SISP, dando anche la definizione di contatto stretto secondo quanto stabilito da una circolare del Ministero della Salute e come questo si innesta sulle disposizioni stringenti del protocollo di sicurezza anticontagio del 24 aprile del 2020. Grazie, a te grazie la parola. Grazie Chiara, questa chiarissima, chiarissima esposizione, Chiara, chiarissima. E mandiamo in onda ora la tabella riassuntiva dei dati epidemiologici che in seguito commenteremo brevissimamente. Abbiamo visto prima la tabella riassuntiva, ripeto alcuni numeri essenziali. Oggi 1799 positivi al virus in regione Piemonte, occorre dire però su oltre 13.000 tamponi. Di questi positivi 967, il 54%, sono asintomatici. Il totale in provincia di Cuneo è di 5.429 casi, di cui 307 riscontrati oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 74 in tutta la regione, salgono di 12 unità. Salgono molto i ricoverati non in terapia intensiva, il dato preoccupante segnalato in conferenza stampa dall'assessore Riccardi, oggi sono 1.111, aumentati di 74 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare in Piemonte sono oggi 12.259. I pazienti virologicamente guariti sono 29.613, 171 in più, di cui 2.963, aumentati di 43 unità in provincia di Cuneo. I decessi sono 7, di cui solo uno registrato oggi.
Il totale piemontese oggi, 21 novembre, sale a 4.216 deceduti causa Covid, di cui 402 in provincia di Cuneo. Occorre dire, fortunatamente, da alcuni giorni non si registrano decessi nella nostra provincia. Con questo abbiamo concluso, vi diamo appuntamento alla prossima edizione delle nostre informazioni.